Presidente Pala, ricordiamo ai nostri telespettatori, lei è presidente della commissione controllo del Comune di Lecce. Ha ricevuto una diffida in questi giorni proprio perché politicamente ha chiesto dei chiarimenti in merito a una situazione, a suo dire, da attenzionare, verificatasi proprio nel Comune di Lecce. Ci può spiegare meglio? La situazione è paradossale. Io, oltre a svolgere il mio ruolo da consigliere comunale, ho l'onore, già dal precedente mandato, di presiedere la commissione di controllo, la decima commissione, che ha proprio il ruolo di controllare quello che è il regolare svolgimento degli atti e delle azioni dell'amministrazione leccese. Recentemente sono stato portato all'attenzione di quello che è successo in città, questo proliferare di transenne parapedonali che vengono spesso, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, adibite a spazi pubblicitari nelle vie cittadine. Delle transenne che sono più di quelle previste da una delibera precedente e soprattutto che vengono affittate a un'azienda di Torino a un canone concessorio banale di circa 61 euro annui, quando il valore di mercato delle stesse dovrebbe essere ben più alto. Ho convocato in commissione controllo gli uffici, ho convocato il dirigente e l'assessore a ramo e ho discusso di questa situazione. E ciò che è paradossale è che l'azienda, che ovviamente è stracitata in commissione controllo in quanto seconda parte di questa convenzione, abbia fatto alla mia persona una lettera di diffida per mezzo del suo legale. Oggi non si può diffidare un politico, per giunta il presidente della commissione controllo, dal controllare e quindi dal fare il suo lavoro. Sostanzialmente, la lettera di diffida non è altro che un avvertimento nel non continuare nella strada intrapresa. E altrimenti scatterà poi una denuncia e quindi delle fasi giudiziarie. Io penso che non sia una bella pagina quella che è stata scritta, anche perché nessuno ha messo in dubbio l'integrità e l'efficienza dell'azienda Avip, ma ciò che è stato messo in dubbio è la legittimità di questa convenzione, quindi la mia critica politica all'amministrazione. A me interessa poco l'azienda con cui sia stata fatta questa convenzione.